grazie di essere venuti, ringraziamo Franco Latorre che per la seconda volta ci è venuto a trovare gentilmente, la prima volta per la presentazione del suo libro sulle ginocchia che racconta la storia appunto di suo padre, Pio Latorre. E oggi invece diciamo il dibattito è un po' più ampio. Ringraziamo anche Antonio Rotellini, presidente della Polisportiva Pagani Carelli, che gentilmente ci ospita in questo locale, perché siamo fortunatamente sempre tanti e nella nostra biblioteca non c'entriamo, quindi siamo contenti di questo. Per chi non ci conosce, la biblioteca nasce subito dopo il terremoto, viene inaugurata nel luglio del 2009 e da subito diventa sede del presidio di Libera L'Aquila. Il referente regionale invece per l'Abruzzo è Angelo Venti e lì insomma abbiamo cominciato a fare un po' tutte le nostre attività. Attualmente la biblioteca, oltre ad ospitare il presidio di Libera, ospita tutta una serie di attività, corsi di recupero e di affiancamento allo studio per i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, corsi di avviamento alla lingua italiana, il corso di computer che finalmente siamo riusciti ad organizzare e partirà per chi è interessato il 4 novembre alle ore 17:30, tutti i mercoledì. E poi tutta una serie di altre iniziative di cui questa è la prima, perché noi insomma, ci stiamo organizzando per fare in modo di organizzare un evento ogni mese, un evento di questo tipo che può essere appunto un incontro con qualche personalità oppure presentazioni di libri, proiezioni di documentari, insomma tutta una serie di attività che servono a coinvolgere quante più persone possibili, a far conoscere quella che è l'attività di Libera. Salutiamo anche Gabriella Stramaccioni del Nazionale di Libera, che ci ha appoggiato e ci ha aiutato e ci ha affiancato fin dalla nascita appunto della nostra biblioteca, e il vice sindaco Trifuoggi, che ci ha fatto il piacere stasera di essere qui. Io passo la parola a Barbara Lalli, che è una nostra preziosissima collaboratrice di Roma, però originaria dell'Aquila, e ci dà una mano in tutte le nostre attività e soprattutto per il progetto che noi facciamo di cittadinanza, educazione alla legalità nelle scuole della provincia dell'Aquila. Vi spiegherà in due parole un altro dei progetti che stiamo avviando. E poi vi ricordo che noi abbiamo anche una pagina Facebook, quindi vi invito a cliccare mi piace sulla pagina Facebook, a seguirci per vedere appunto le attività che noi facciamo. E vi ricordo anche, poi ve lo spiegherà meglio Barbara, che il 14 novembre sempre qui organizziamo una cena di autofinanziamento, ma soprattutto organizziamo il banchetto di Venti Liberi, che il 14 e 15 novembre in tutte le piazze italiane, in occasione del ventennale appunto di Libera e con un'edizione speciale della pasta di Libera, viene fatto in tutte le piazze d'Italia. Qui faremo una cena di autofinanziamento con i prodotti di Libera, quindi cucineremo noi con i prodotti che diciamo vengono dalle terreni confiscati alle mafie, quindi venire significa dare un sostegno un po' a tutta l'attività di Libera e di queste cooperative. Lascio la parola a Barbara e poi a Antonio Rotellini per un saluto. Allora, buonasera e grazie di essere venuti. Il prossimo corso in partenza a novembre si chiama Sperimentarte ed è una sorta di atelier per ragazzi rivolto tendenzialmente a una fascia d'età da 7 a 10 anni, in cui la cui finalità è quella di avvicinare i ragazzi all'arte attraverso il gioco, attraverso una serie di attività manuali e di commissioni tra varie arti. Peraltro stasera qui è presente la docente che terrà il corso, che è Germana Cipolani, quindi chiunque fosse interessato e volesse avere maggiori informazioni e maggiori delucidazioni si può rivolgere o a me o a Germana. C'è questa volantina, diciamo, in cui è spiegato e dettagliato tutto quanto, lo trovate lì sul banchetto dove ci sono tutte quante le gadget di Libera, e partirà, tendenzialmente noi vorremmo farlo partire, chiaramente ci sarà l'adesione intorno alla metà, a fine di novembre. È un corso molto snello, molto bello, molto divertente, secondo me molto utile per i bambini in questa fase di età. Quindi vi invito
invito a prendere il volantino, a chiedere informazioni se ne avete interesse. L'altro appuntamento, come diceva Cristina, è il 14 novembre, li aspettiamo numerosi alla cena con i prodotti di Libera qui presso sempre la polisportiva che ci ospiterà, perché speriamo, ci auspichiamo che saremo in tanti. E, le attività che facciamo nella biblioteca sono gratuite, tutto gratuito. Tutto gratuito. Grazie. Antonio. Sì, innanzitutto volevo ringraziare voi per la presenza, che sono tre numerosi che questo fa, sempre estremamente piacere. E ringrazio anche Franco che è tornato, spero anche per lui sia un piacere ritrovare insomma, queste persone. L'altra volta siamo rimasti tutti impressionati dalla sua presentazione, quindi lo volevamo qui anche prima, poi non è stato possibile farlo. Come diceva prima Cristina, questi incontri si inquadrano in un progetto di collaborazione tra la polisportiva e Libera. È un progetto che è nato già alcuni mesi fa, che sta andando avanti, che sicuramente andrà avanti ancora meglio. Quindi le manifestazioni, gli incontri, gli appuntamenti che avremo sono tanti, abbiamo pianificati diversi. Crediamo moltissimo nel connubio tra lo sport e la cultura, quindi sotto le varie forme espressive. Quindi come diceva Cristina, avremo anche incontri in cui ci saranno proiezioni, ci saranno giornalisti che parleranno di temi di attualità, di altre presentazioni di libri o altro. Non voglio rubare altro tempo perché sicuramente l'esposizione di Franco sarà interessantissima, ma lui ha un modo di esporre veramente coinvolgente, quindi ringrazio ancora voi, ringrazio anche il vice sindaco e tutti gli altri che sono intervenuti e lascio la parola a Franco. Grazie. Angelo Venti, referente regionale di Libera. Vabbè, molti lo conoscono, sto qua veniamo dal 2009. Allora, questo incontro era stato deciso già l'anno scorso, dopo la presentazione del libro. Il titolo era stato deciso un mesetto fa, poi sono successi una serie di episodi la settimana scorsa e molti abbiamo visto e hanno pensato che questo appuntamento era una risposta ai fatti che sono accaduti la settimana scorsa, cioè i casi di corruzione di cui se ne è più informati di me, quelli che avete seguito sui giornali, quelli della settimana scorsa per capirci, sulla ricostruzione privata dell'Aquila. Effettivamente il titolo si sposa bene, io mi devo limitare solo a un'introduzione generale quando l'abbiamo pensato, magari dico qualche parola in più, cerco di essere comunque breve per lasciare più spazio anche spazio a un intervento del vice sindaco di Foggi, ma soprattutto spazio anche dopo a qualcuno che vuole fare qualche domanda visto il tema trattato. Come Libera ci siamo occupati da subito con il terremoto, prima delle infiltrazioni e quello che succedeva soprattutto con la prima emergenza, quindi quando gestione delle tentopoli, il famoso caso dei bagni chimici, poi ci siamo occupati del progetto Casa, abbiamo fatto un dossier a fine 2010 in cui riassumevamo tutto quanto quello che era successo, ci siamo occupati anche di quello che succedeva con i puntellamenti e ci siamo, quando è uscito il dossier, quando era partita la ricostruzione privata. Però già concludendo il dossier si facevano comunque un'ipotesi su quello che stava per succedere e che poi è puntualmente successo. Allora, mentre in tutta la prima fase tra progetto case, gestione dell'emergenza e puntellamenti, oppure ricostruzione privata, ricostruzione delle scuole della provincia, anche fuori la cratera. Si trattava comunque di appalti tra virgolette pubblici. Quello che lega tutte quante le inchieste in realtà sono le leggi emergenziali, le ordinanze in deroga che poi hanno favorito tutta una serie di casi di
di costruzione, che gira sui tendenze, progetti realizzati male, casi di costruzione, casi su cui tra l'altro è anche difficile intervenire, cioè proprio per tutte quante le deroghe che ci sono state alle leggi ordinarie. Vi dico solo che per aver denunciato allora i rischi di quello che succedeva che sarebbe successo con le leggi emergenziali, ci siamo beccati attacchi di buona parte delle istituzioni che sono arrivate fino al punto da denunciarci, quindi poi i fatti alla fine ci hanno comunque dato purtroppo ragione. Con la ricostruzione privata sono due anni, tre anni che lanciamo con degli allarmi quando ci capita l'occasione o delle piste televisive o qualche convegno, a volte qualche comunicato in cui si poneva l'attenzione sull'assenza di regole e tutti quanti i rischi che ci potevano comunque comportare. Vi faccio velocemente lo schema. Contributo dello Stato trasformato per scelta del governo in indennizzo ai proprietari, il proprietario che si sceglie il tecnico di fiducia, che è quello che certifica il danno, insieme scelgono la ditta, di fatto non c'è nessun organismo di controllo che va a verificare se realmente il danno è quello. Mi ricordo che nel 2013 proprio con Gabriele Stavaccione andiamo a parlare anche con il procuratore della Repubblica che si è residente da poco, parlando questi rischi, mi ricordo che mi scomporta e prendo anche la Stavaccione, perché ora direi che il procuratore ci hanno stato una roba, gli strumenti ci sono, tutto sotto controllo. In realtà non è così, alcuni casi che riguardano le inchieste aperte, tranne le segnalazioni che sono partite dal comune, le famose 1700 pratiche, mi pare. Tutte le inchieste che ci stanno sono nate o perché c'è stata qualche intercettazione fortuita, nel senso stavano intercettando per altri motivi e hanno catturato anche pezzi di dichiarazioni che hanno consentito poi di aprire un'inchiesta su questo. Oppure sono le ditte che si sono denunciate tra di loro. Quindi in ogni caso tutti gli episodi di cui sentite parlare sono saranno sicuramente la minima parte di quello che realmente succede. Questo sta producendo, ha già prodotto, una corruzione alla radice di tutta quanta la società, perché in una maniera o nell'altra sono più o meno tutti quanti coinvolti. E la riprova ce l'abbiamo, per esempio da due anni non ci arrivano più. Io sono molto sfiduciato anche per quello che è successo con le denunce che abbiamo fatto sulla gestione dell'emergenza, tutto ciò che è successo con le leggi interne, nel senso che tutti quei processi stanno andando in prescrizione e molti dei processi ancora aperti di cui sentite parlare spesso dalla stampa in realtà hanno quelle prime finiranno comunque tutti quanti in prescrizione, molti probabilmente non si farà nemmeno in tempo ad aprirli. Io mi fermerei qua perché magari qualche dettaglio in più o qualche riflessione in più la potrebbe fare direttamente di porci, poi magari posso rispondere a qualche domanda specifica. Buonasera a tutti, innanzitutto perché sto qua? Perché conosco Luigi Ciotti da tantissimi anni e abbiamo fatto insieme in Abruzzo come relatori vari convegni, quindi. Poi perché ho una stima profonda per Libera e un apprezzamento profondo per tutto quello che fa. Ho apprezzato anche moltissimo che stiamo ospiti della Polisportiva Rugby, che è lo sport per definizione della lealtà e della correttezza, e che quindi il bene si sposa con gli obiettivi di Libera. Io posso dire questo: quello che mi ha stupito fin dal primo momento è che ho detto in varie sedi, ho detto anche in un'audizione alla Commissione parlamentare di mafia che l'anno scorso è venuta qui all'Aquila, è che in Italia, che è un paese purtroppo
spesso soggetto a disastri naturali importanti, fra terremoti, inondazioni, maremoti, frane. Non c'è anno che non ci sia qualche tragedia, anche con vittime umane, a seguito di eventi naturali. Mi meraviglio che in una situazione di questo genere noi non abbiamo una legge quadro sulle emergenze. E nessuno mi toglie dalla testa, io ho fatto 45 anni in magistrato, quasi sempre in pubblico ministero, quindi sono sospettoso di professione, nessuno mi toglie dalla testa che non sia una dimenticanza, perché poi succede la tragedia e bisogna immediatamente intervenire a livello locale per tentare di incanalare le risorse in un senso piuttosto che l'altro. Se noi sapessimo quando accade un disastro chi deve intervenire, come deve intervenire, che cosa si deve fare, salvo poi a valutare nella legislazione spicciola quelle che sono le esigenze di un territorio diverse da quelle da un altro, evidentemente, noi avremmo già una maggiore tranquillità. Questo non accade, le varie norme sulla ricostruzione dell'Aquila, che sono talmente tante, talmente contorte, noi avevamo dato incarico al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che si era offerto di collaborare, di fare una sorta di codice della legislazione sulla ricostruzione aquilana. Dopo 6 mesi si sono arresi, perché non c'è sistema di capirci niente, ordinanze, leggi, regolamenti contraddittori che si sovrappongono, non si sa se si applichi l'uno o l'altro, eccetera. Quindi c'è questa grossa confusione, e della confusione chi gode? Gode l'approfittatore, gode il delinquente, gode chi vuole lucrare sulle disgrazie altrui. Qui si è puntualmente verificato, come dicevo prima, hanno cominciato subito la notte stessa del terremoto, quei due che mi rifiuto di definire, che ridevano all'idea dei soldi che si sarebbero fatti sulle disgrazie aquilane. Ma poi si è proseguito nel tempo, perché e Franco Latorre è il maestro di queste cose, ce le può insegnare. Ogni volta che c'è un grosso flusso di denaro, la criminalità organizzata tenta di inserirsi, e d'altra parte è il suo mestiere, non ci meravigliamo, tenta di approfittare di questo. E tutto questo qui si è puntualmente verificato. Sappiamo che anche nella ricostruzione pubblica si sono verificati fatti assolutamente fuori delle regole, ma lì perché c'è il funzionario corrotto o corruttibile, non perché il sistema sia sbagliato. Nella ricostruzione privata il sistema è sbagliato, perché noi ci siamo trovati di fronte, non voglio generalizzare, c'è tanta gente onesta, però io parlo dei casi patologici, quelli della fisiologia non mi interessano. La patologia è l'amministratore del condominio che si rivolge a qualcuno piuttosto che a un altro perché gli ha promesso di più. Noi abbiamo avuto dal motorino per il figlio, alle vacanze all'estero, all'automobile, a seconda delle dimensioni della costruzione, della costruzione da realizzare, che si mette d'accordo con il tecnico, anche qui senza generalizzare. Ieri è scoppiata una bagarra tra le associazioni, gli ordini professionali e l'associazione dei capi degli amministratori di condominio, che si rilanciano la responsabilità uno sull'altro per quello che è accaduto. Fino ad arrivare poi al top, che è quello delle imprese alle quali ci si rivolge con fiducia perché si conoscono da sempre, perché sono le imprese aquilane, che dopo aver conseguito l'appalto, tra l'altro con un contratto tipo che si fanno come gli pare, senza nessun controllo di nessun genere, poi cedono il contratto ad un'altra impresa. È accaduto che un'impresa aquilana ha immediatamente dopo, un'impresa aquilana che per quanto ne so io non ha nessun dipendente, non c'è un manovale, però c'ha un ufficio di pubbliche relazioni evidentemente valido, per cui dopo 2 giorni è arrivata un'impresa con radici a Casal di Principe, stiamo parlando dei famosi casalesi, che sono forse fra i peggiori, non si possono fare credatori, non si può dire se è peggiore o migliore, fra i camorristi, i criminali organizzati che infestano l'Italia, i quali hanno acquistato quell'appalto pagando il 30% alla ditta aquilana. Cioè questi hanno incassato il 30% senza fare assolutamente niente, e la costruzione viene realizzata con il 70%
del costo pattuito, il che la dice lunga sulla qualità dei materiali, sulla capacità della manodopera, sulla durata dei lavori. O sul danno dichiarato. O sul danno dichiarato, però lì in effetti ci sono dei controlli, anche lì non giurerei sulla perfezione dei controlli, ci possono essere anche lì degli episodi, degli episodi anche lì di corruzione o di compiacenza, quello che si vuole. Come se non bastasse tutta questa bella massa di gente, poi, come mi suggeriva il signore di prima, ci si è infilata la Chiesa. Perché? Perché le Chiese sono soggette a ricostruzione secondo le regole degli appalti pubblici, ovviamente. Se non che in un certo periodo storico l'arcivescovato dell'Aquila pretendeva che venissero fatte secondo le regole dell'appalto privato, nel senso che si sceglievano loro, il direttore dei lavori, il progettista, l'impresa, eccetera. Lì c'è stata una forte opposizione dell'amministrazione comunale e della cosa non si parla più, però ci hanno provato, o se ci hanno provato. Ora, tutti questi discorsi delle persone che difendono l'autonomia privata, perché ma come, il privato fa quello che gli pare, ma i soldi non sono privati, se io li faccio con i soldi miei, io posso spenderli come voglio, mi voglio rivolgere ai casalesi, ai mafiosi, a chi voglio, qui no, qui si tratta di soldi pubblici, di soldi nostri che vanno controllati, e quindi va controllata tutta la filiera, senza fare riferimento a quella filiera iniziale, tutto l'iter, tutto il percorso. Il fatto è, ed è quello che poi qualche giorno fa ha suscitato la mia indignazione, e confesso che me la sono preso genericamente con gli aquilani, qualcuno di voi l'avrà letto, perché in un'intervista che ho rilasciato al TG3 ho detto quello che mi indigna è che gli aquilani non si indignano quando succedono certe cose. Ho incontrato poi un ex parlamentare qualche giorno dopo che mi ha detto che lui era stupito e dispiaciuto delle mie dichiarazioni, perché non è vero che lui non si indigna, lui si indigna moltissimo nel suo intimo. Grazie, dimmi dove sta sto tuo intimo, lo vengo a visitare. Il problema è che in questa città altri episodi verranno fuori di questo, non sono gli unici. Sono la punta di un iceberg, io mi auguro che la procura vada in borsa per evitare che si prescriva tutto, perché sarebbe una beffa veramente se si prescrivesse tutto. Io aquilano non sono, io sono nato in Campania, quindi non sono certamente del nord, ho lavorato gran parte della mia carriera di magistrato, ho fatto 45 anni di magistrato, però è dal 1976 che sto in Abruzzo, prima a Pescara, poi a Chieti, poi all'Aquila, poi nuovamente a Pescara, e mi sono fatto un'idea. Tra l'altro poi mi sono sposato in Aquilana in seconde nozze, quindi sono diventato di casa, ho acquisito la cittadinanza per meriti di mia moglie. Io mi sono fatto un'idea che gli aquilani si dividono in due grandi categorie, anzi una piccola e una grande. Quelli che provenendo da famiglie borghesi con la puzza sotto al naso, che credono di essere i nobili della situazione, che certamente non lo sono nel senso, indipendentemente dal titolo, insomma, nobile sia di animo, i quali ritengono di essere intoccabili, e tutti gli altri che loro ritengono essere la plebe, quella che deve subire e quella che non deve aprire bocca quando loro fanno le loro malefatte. In effetti le reazioni che io ho visto quando qualcuno di questi nomi, di questi presunti intoccabili, ci sono tanti appartenenti all'alta borghesia che sono persone per benissimo anche loro, quindi per carità, la meraviglia che c'è stata, ma come, mi hanno toccato, si sono accorti che io posso, si sono resi conto di non essere intoccabili come loro. Quello che secondo me conta, io che magistrato non sono più, forse mi pento di essere andato in pensione con qualche anno di anticipo rispetto a quando avrei potuto, ma tanto non sarei stato all'Aquila comunque, mi sarebbe stato impossibile. Quello che io ritengo è che queste cose vadano seguite, vadano denunciate, una sorta di controllo sociale che ci deve essere. Io non sto invitando nessuno alla delazione, la delazione è una cosa che non va, però poi considerato che si tratta dei nostri soldi, perché quei soldi che certi signori lucrano
gonfiando i prezzi delle loro costruzioni o facendo passare come riparazioni il rubinetto d'oro, dico per ipotesi naturalmente, o la piscina del giardino, sono soldi sottratti ad altri che hanno diritto di vedersi ricostruita la casa. E siccome viviamo in un momento di crisi e non è detto che ci siano soldi per tutti, io non vorrei che poi alla fine qualcuno rimanga a bocca asciutta, pur avendone diritto, per essere stato truffato. Quindi io contro questo pensavo che si dovesse suscitare l'indignazione. E questo d'altra parte, quello del controllo sociale, è uno degli obiettivi di Libera. Non è una mia invenzione in questo momento, fermo restando che io sono sempre del parere che quando a me, vice sindaco e quindi pubblico ufficiale per legge, viene segnalato un fatto che potrebbe ipoteticamente costituire reato, io non posso e non devo fare valutazioni di tipo politico, ma devo trasmettere i dati alla Procura della Repubblica, ed è quello che ho fatto fin dal primo giorno in cui mi sono insediato. La procura, tu parlavi di varie fonti di informazione, tra le varie fonti di informazione ci sono tutte le denunce che ho mandato io, perché mi erano stati segnalati questi fatti. Ciò detto, non ci abbattiamo ulteriormente, pensiamo positivo, come si suol dire, e pensiamo che le persone per bene sono tante, sono tantissime, hanno il solo difetto a volte di girarsi dall'altra parte. Se noi smettiamo di girarci dall'altra parte e guardiamo in faccia questi disonesti e li isoliamo anche socialmente, la nostra battaglia non potrà che essere vinta. Grazie. Una domanda? Alla fine della domanda. Alla fine della domanda? Sì, perché sennò poi non riusciamo a... Già stiamo facendo i salti mortali. Volevo solo fare una precisazione perché passo subito la mano alla frase. Quando ho parlato di emergenza, visto che anche il Borgia ha ricordato l'assenza di una legge nazionale sulla gestione dell'emergenza, il meccanismo dell'emergenza intanto viene applicato anche ai grandi eventi. Quello che è successo con il terremoto dell'Aquila era successo con gli altri terremoti, ed è successo poi con il terremoto di Emilia. Io ho avuto la sfortuna di seguire anche quello, devo dire che Emilia è andata anche peggio rispetto all'altro, ed è lo stesso meccanismo che è stato applicato con l'Expo di Milano, dove non sapremo molto delle ruberie che ci sono state, pure là grazie alle ordinanze in deroga che hanno trasformato in legale, oppure hanno impedito i controlli. Con le ordinanze è trasformato illegale quello che è verso l'Italia è illegale. Adesso poi lo so, è successo anche a Roma, perché poi è vero, magari ci sono emergenze, è vero pure che c'è una tendenza in Italia a trasformare in emergenza quello che non è emergenza. Per esempio, mafia capitale scoppia con la gestione degli immigrati, eppure là si applicano le stesse cose che sono state applicate qua all'Aquila. Quindi come si dice, un sistema. Quindi anche se denunciate oppure vi battete contro delle cose ingiuste che vedete qua all'Aquila, cioè sappiate che lo fate aiutando a combattere queste forme di degenerazione anche nel resto d'Italia. E concludo dicendo sempre, visto che ci ha battuto diverse volte pure i Rifoggi, che alla fine sono comunque sempre soldi nostri. Vado. E se mi permettete, intanto ringrazio il Presidente Rodellini, eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo visti, e grazie a Cristina che ha organizzato questa bella iniziativa, questo oggi a rieccoci qua. Spero di non ripetermi, anche se non riesco a non trarre spunto da questo piccolo racconto che ho scritto. E poi d'altronde gli stimoli me li hanno dati sia Angelo nella sua introduzione, il vice sindaco, il dottor Chiriforgi, tracciando quello che dovrebbe essere poi il percorso che ci hanno. Perché io so che ho di fronte a me persone che hanno a cuore i diritti, la giustizia, la legalità, e sappiamo, l'ha detto anche Angelo, che il rischio di buttarsi sulla sfiducia c'è, e dobbiamo tenere presente quello che è l'appello che c'è rivolto a Tribuci,
non dobbiamo farci prendere da questo genere di sentimenti, perché è il modo migliore per far sì che poi chi ha a cuore solo se stesso e i propri interessi, quelli di cui si è parlato, poi trovi davanti a sé, diciamo, una strada spianata. E quindi permettetemi di citarmi, perché io questa storia, come amo ripetere, l'ho scritta perché è una bella storia. E perché è una bella storia? Quella di un uomo che viene ucciso la mattina, era il 30 aprile del 1982, quando ancora non aveva compiuto 55 anni, e insieme a lui viene ucciso il suo collaboratore, Rosario Romisano. Perché fino a un minuto prima, quella era una storia che ci dimostrava che anche il figlio di braccianti poveri poteva iscriversi all'università. Un fatto eccezionale, straordinario per quell'epoca. E quindi che aveva capito che attraverso lo studio, una forma di impegno, grazie alla scuola, poteva affrancarsi da quella condizione di miseria. E che poi ha proseguito quel genere di impegno dedicandosi politicamente, attraverso la politica e il sindacato, alla causa dei più deboli, di coloro che avevano bisogno di leggi buone. Perché l'ha detto bene, quella piccola parte pensa che tanto i problemi si possono risolvere da sé. Il problema è l'altra grande parte, quelli che non hanno i mezzi economici spesso, le conoscenze, e quindi hanno bisogno di buone leggi, di buone leggi. E l'insegnamento principale di questa storia è appunto questa, che se noi vediamo a noi in una situazione brutta, il caso di mio padre è un destino brutto, possiamo cambiarla, la storia possiamo cambiarla, la condizione possiamo modificarla, il destino possiamo cambiarla. Questo che ci deve apparire chiaro, perché abbiamo in mano tutti gli strumenti per farlo. L'importante è essere consapevoli che ce li abbiamo e di utilizzarli nel modo più appropriato. Siamo tutti cittadini e cittadine elettrici ed elettori, dobbiamo fare uso di questo strumento straordinario nel modo in cui sappiamo possa rispondere ai nostri interessi. E siccome vedo che c'è tanta voglia di intervenire, io mi limito, sempre utilizzando questo libro, a leggere un breve articolo. Corruzione e disordine amministrativo al comune di Palermo e di scena immobiliare Vaticana. La grande speculazione sulle aree edificabili agisce in un terreno di scandaloso favoritismo. Non esiste il piano regolatore, non esiste una legge quadro sull'emergenza. La benedizione cardinalizia ai capannoni del Pitigas a Villa Aiola. Palermo è una grande città in espansione. Il suo numero di abitanti aumenta con un ritmo sempre crescente ed è perciò che la grande speculazione edilizia ha preso di mira la capitale della regione. Si tratta di costruire alloggi per migliaia di famiglie benestanti che dalla campagna vengono in città e per i funzionari, i tecnici e i liberi professionisti che vengono chiamati nella capitale, di aprire le nuove strade di collegamento, di fare anche qualcosa per dare una casa ai senza tetto e risanare i quartieri malsani. In questo campo l'amministrazione comunale ha subito una certa trasformazione. Pur restando strutturalmente un'amministrazione del passato, si sta adeguando nel settore edilizio alle più ampie esigenze della grande speculazione in questo momento. Non si tratta più essenzialmente, come nel passato, di avere i rapporti con una decina di imprese locali da favorire, in questo o in quell'appalto. Non si tratta più solamente di mantenere i buoni rapporti con l'impresa Cassina, era l'impresa dominante in quegli anni a Palermo, a cui si continua a consegnare mezzo miliardo l'anno per la manutenzione stradale che non viene fatta. E ciò nonostante il capitolato d'appalto sia scaduto da diversi anni.
Oggi è di scena l'Immobiliare Vaticano, è di scena la grande speculazione sulle aree edificate. Sono maturati grandi eventi, il villaggio Cardinale Ruffini, il rione delle Rose a Villa Florio e Villa Terrasi, il rione Villa Tasca, la circonvallazione, il risanamento del rione Monte di Pietà. L'ufficio lavori pubblici è stato trasformato in un grande baraccone che ha il compito di portare avanti i piani della speculazione privata. Il comune non ha dei piani propri, né in grande né in piccolo, non c'è il piano regolatore. Noi affermiamo che il modo di procedere dell'amministrazione comunale è il migliore aiuto che si possa dare agli interessi privati. Per capire perché non si è fatto il piano regolatore e come si voglia continuare in questa situazione indefinita, basta vedere la sorte toccata al piano di ricostruzione. Detto piano, si è dovuto fare per forza, altrimenti non era possibile avere i contributi statali per la ricostruzione. C'è da vedere però se questo piano di ricostruzione è stato effettivamente realizzato e se i contributi governativi per la ricostruzione sono stati impiegati per ricostruire le zone distrutte o danneggiate dalla guerra. Per convincere che non è stato così, basta recarsi nelle zone distrutte, la zona del Porto, la zona di San Pietro Castello, la zona Borgo Nuovo, la zona Albergheria, Capo e Gran Cancelliere, zona Romagnola, sono tuttora in condizioni pietose. Nulla finora è stato fatto, nemmeno nel rione tribunale. Dei 4 miliardi del mutuo non si è speso un soldo. Il motivo è chiaro, nei rioni popolosi danneggiati o da risanare, la proprietà delle aree è estremamente frazionata ed è già valorizzata. Quindi non è conveniente per la grande speculazione impelagarsi in operazioni ricostruttive in questi rioni. Quello che si è fatto del piano di ricostruzione sono le varianti. Non so quante di queste varianti siano state eseguite rispettando la legge. Il fatto è che esse sono state eseguite per favorire la speculazione di alcuni gruppi ben individuati. Ci limiteremo ad alcuni. Lo svincolo del verde a Villa Sperlinga. Quando noi denunziamo questo fatto ed affermammo che si trattava di un losco affare, il sindaco ci disse che si trattava di una cosa inevitabile. Allora il sindaco ci raccontò la storia degli alberi tagliati arbitrariamente. Vediamo dove sta l'inevitabile. Ce lo dice la stessa società immobiliare in una sua... ...realizzare iniziative di massa e di dare a questo uno sbocco politico che permetta di raggiungere gli obiettivi dell'azione. Questa è la vera selezione nella formazione dei quadri di ogni organizzazione che si rispetti. Fare politica è uno dei mestieri più belli del mondo, forse il più bello, perché si occupa della soluzione dei problemi delle persone. E poi Franco alla fine appunto dice: quello che mi è rimasto dentro, quello che potrei considerare il velo lascito di mio padre, posso riassumerlo nella convinzione che mi sono fatto di lui. Mio padre era consapevole del fatto che il destino, se non gli piaceva, lo potevi cambiare in meglio. E visto che qui ci sono diversi miei alunni e diverse ragazze che approfitto per ringraziare perché ci aiutano a tenere aperta la biblioteca e a fare appunto le ripetizioni ai ragazzi, e lo fanno volontariamente e gratuitamente, credo che sia un messaggio importante quello che se il destino non ci piace lo possiamo cambiare. E quindi mi piaceva che su queste due cose Franco ci potesse dire qualcosa, anche per chiudere un po' tutto quello che è stato detto finora. Sì, signora, grazie, anche se mi rendo conto che la cronaca ha attirato molto la vostra attenzione, la presenza del vice sindaco va anche in quella direzione, quindi mi muovo un po' a disagio, ve lo posso dire, perché a voi interessa quello che succederà là. Se le cose vanno bene o se le cose non vanno per il senso che voi vi aspettiate. L'idea che mi sono fatta e che ho cercato anche di riassumere leggendo quell'articolo di mio padre scritto 61 anni fa, a proposito di una situazione analoga, anche lì si parlava di ricostruzione, anche lì c'erano in ballo grandi interessi economici. E vediamo che quando ci sono in ballo grandi interessi economici e il controllo della cosa pubblica,
il legale incontra l'illegale. L'interesse è reciproco. È proprio un matrimonio d'affari facilissimo da realizzare, perché entrambi i soggetti possono perseguire il loro interesse, in questo caso sapendo di poter contare sulla collaborazione o sul silenzio o assenso dell'altra. La politica da una parte, le imprese dall'altra e organizzazioni criminali che in quel momento agiscono non come braccio armato, ma come imprenditoria illegale. Illegale nel senso, l'ultimo esempio l'ha fatto lui, non rispettando le norme, la qualità degli interventi, i contratti di lavoro, perché poi il guadagno vero nel momento in cui tu comunque devi consegnare un prodotto, no? Devi ricostruire un immobile, devi consolidarlo, quindi ci deve essere una differenza dall'inizio alla fine. Il guadagno tu nella filiera lo consegui attraverso la qualità dei materiali che usi, la maestria con cui realizzi l'opera e il rispetto della contrattualistica. Tutto ciò che riesce a risparmiare, utilizzando materiali meno, diciamo, di qualità, non realizzando l'opera secondo le regole e non pagando i contributi o non rispettando i minimi contrattuali, tutto quello che devi guadagnare, sapendo che in quel caso tu puoi contare sulla complicità degli attrattori. Perché tutti in quel momento stanno perseguendo lo stesso obiettivo. Controllo del processo decisionale, della cosa pubblica e accumulazione. Questa fattispecie si replica ogni qualvolta, disgraziatamente, lo Stato, questa entità che ci appare tanto lontana, ma di cui poi noi siamo parte importante, non provvede adeguatamente alla difesa degli interessi di chi è portato a rappresentare. Lo Stato agisce in nome e per conto, diciamo, i cittadini che lo costituiscono, il contratto sociale che noi stipuliamo e lo chiamiamo Stato, per difenderci dagli aggressori, per garantire, diciamo, una serie di servizi di base che riteniamo essenziali, la scuola, la salute, l'ambiente, il naturale, la sicurezza. La storia di questo paese ha visto convivere e vede ancora convivere questi due, diciamo, modi di concepire la cosa pubblica. Da una parte ci sono, diciamo, classi dirigenti con l'impegno, la dedizione, la coerenza degli atti, fanno in modo, come dire, di tenere l'illegalità e il rischio sotto controllo a un livello fisiologico, quello che è naturale che avviene in tutte le comunità. Ogni 100 idraulici ce ne sono 5, ogni 100 meccanici ce ne saranno 5 che sono migliori. E nella storia, no? Le famose pecore nere. Ma dall'altra c'è un altro pezzo che è composto da quegli attori che abbiamo descritto, sia a livello aquilano, io l'ho fatto a livello siciliano, ma Angelo ci ha riportato l'attenzione alla ricostruzione in Emilia Romagna, che non è molto diversa. Vuol dire che in tutte queste aree, in tutti questi territori agiscono quegli attori, amministratori locali, imprenditori, che si fanno forti del potere di intimidazione dei loro, diciamo, alleati contingenti in quel momento. L'impresa di Casalesi, piuttosto che di Casa Pesenna, o l'impresa Cassina di Parma. Fin tanto che noi lasciamo che tutto ciò, come dire, accada, e
e che è il destino che è uno, perché non ci si può fare niente perché così siamo fatti. Beh, devo dire, e ritorno diciamo all'inizio, intanto, come dire, neghiamo noi stessi, perché poi alla fine se è giusto che avvenga in quel modo noi siamo dalla parte sbagliata, il che mi sembra una grande contraddizione. Che la maggioranza delle persone siano sbagliate e la minoranza, cioè che proprio non funziona. Dall'altra rinunciamo a un dato che è difficile negare, che i diritti si affermano, che il miglioramento è possibile. Ce lo dimostra il fatto che siamo qui oggi. E non vi voglio annoiare dicendo, trasformandomi da professore di storia, ma in un passato non tanto lontano non era possibile che donne e uomini liberi si riunissero in un posto a discutere e a parlare liberamente. Non era possibile. E sicuramente molti di quelli che vivevano in quelle condizioni di oppressione erano convinti che la cosa sarebbe andata avanti all'infinito, che non c'era modo di risolvere, che non c'era modo di cambiare. Ma c'erano seduti in quelle stesse comunità, o in piedi in quelle stesse comunità, persone convinte che invece fosse possibile, e ci hanno dimostrato che lo era, e ci hanno restituito la libertà. Perché ai nostri genitori è stata restituita la libertà. Alcuni di loro hanno partecipato attivamente a quell'impresa perché la libertà tornasse ad essere, diciamo, una pratica condivisa, consapevoli che si trovavano di fronte avversari molto importanti, molto potenti, che avevano fatto di tutto per impedire che ciò avvenisse. Allora noi sappiamo che non è che abbiamo davanti a noi un'autostrada, perché chi difende quel tipo di interessi è disposto a tutto, e sappiamo che è disposto persino in situazioni diciamo estreme, quando l'ostacolo dal loro punto di vista è enorme, a eliminarlo lo ostacolo, anche fisicamente, lo abbattono, lo fanno saltare in aria. Noi questa consapevolezza non la dobbiamo mai perdere e dobbiamo evitare che, come dire, di arrivare in una condizione del genere. Certo, nella storia può accadere, la storia di mio padre lo dimostra, come lo dimostrano le vite di tante vittime innocenti di quel sistema di interessi, di quel torbido intreccio. Ma questo non ci deve, come dire, spingere verso la rassegnazione, la sfiducia, dire non c'è niente da fare. Lo ripeto, l'ho detto prima, l'hanno detto meglio di me anche loro. Quello è il miglior regalo che noi si possa fare. Il silenzio, girare la testa dall'altra parte, l'ignoranza, che è quello di cui ha bisogno quel sistema di potere. Ma noi lo conosciamo, ci ritroviamo qui per parlarne, per condividere le nostre esperienze, quello che sappiamo, le nostre conoscenze, le nostre informazioni. E sappiamo che quando usciamo di qui siamo più forti. Siamo più attrezzati. Quello che non dobbiamo perdere di vista è che siccome l'impresa verrebbe da dire è impegnativa, titanica, non possiamo pensare che ce la facciamo da soli. Non pensare mai che basta una persona brava, illuminata per cambiare una situazione, quando questa situazione è molto, ma molto di più e al di sopra delle possibilità di una persona. E questo è importante, di straordinaria rilevanza, quel lavoro che tende, come dire, a acquisire consensi, a coinvolgere soggetti nuovi, a non avere timore. Torno indietro alla storia di mio padre, vi potrà apparire strano, ma nel corso della sua carriera, pur sapendo come comunista che il suo principale avversario era la Democrazia Cristiana, e una persona come mio padre, in quella famosa relazione di minoranza, fece nomi e cognomi di notabili democristiani coinvolti, parte integrante di quel sistema di classi dominanti che lui definiva la mafia.
però sapere anche che quel grande partito, oltre a quei malfattori, delinquenti, approfittatori, traditori della patria, c'era però anche tanta gente per me. Che non gli piacevano i comunisti, era devoto al Signore Gesù Cristo e quindi gli votava da quella parte perché gli aveva detto il parroco, ma dentro di loro erano bravi cittadini, onesti, lavoratori. Perché dico questo? Perché mio padre a quella gente si rivolgeva in continuazione, perché sapeva che quella battaglia lì, quella contro le mafie, era una battaglia che riguardava non tanto i comunisti e i democristiani, ma riguardava la democrazia, perché quelli lì, i mafiosi, della democrazia non gliene fregava niente, anzi, l'avvertivano con un certo fastidio, perché voleva dire diritti, voleva dire Costituzione. E per difendere valori così grandi e così importanti non possiamo ritenere che ci bastiamo su. Abbiamo bisogno di, come dire, di una coralità molto. Io vi dico questo perché non dobbiamo mai dimenticare che dobbiamo agire anche al di là dei certi pregiudizi che certe volte ci assalto. Capisco, il disgusto è tanto, la sfiducia da parte è tanta. E allo stesso tempo dobbiamo sempre badare al rischio di non rimanere coinvolti, no? A nostra insaputa, al fatto che abbiamo bevuto il caffè con qualcuno col quale non si dovrebbe neanche, diciamo, entrare a parlare insieme, lo dico così stupidamente, a modo di esempio, specialmente in un momento in cui, come sapete, l'antimafia è diventata una pratica molto, ma molto utile a chi è mafioso e si vuole nascondere dietro la sua scuola. Lo sappiamo, lo abbiamo visto. Gente che continuava a dire io sono il testimone della corruzione e poi viene arrestato mentre, no? In base alla corruzione lo si faceva come va, no? E quindi attenzione, sicuramente, ma allo stesso tempo quella capacità di coinvolgere tutti coloro che sono disposti a condividere il medesimo obiettivo, che va al di là degli steccati, delle ideologie politiche e cose di questo genere, perché sono i beni fondamentali, i diritti costituzionali, la democrazia, la libertà, di questo parliamo. E questo che è minacciato. Attraverso, diciamo, fenomeni che all'apparenza ci sembrano criminali, ma che hanno dentro di sé invece una visione completamente diversa della convivenza civile. Anzi, è quel termine civile che loro dà un pochino fastidio. Perché amano una società dove ci sono quelli che non hanno e devono restare a non avere, subalterni, tanti, e pochi che hanno, sopra, e che dettano le leggi. Questo è il sistema. E io vi ringrazio. Noi è vero, abbiamo uno strumento importantissimo, no? Che è quello del voto, ma molte volte ci ritroviamo ad avere rappresentanti che non ci rappresentano, Quindi io da libera cittadina, da cittadina, qual è il mio ruolo? Che cosa posso fare? Oltre ad avere in mano uno strumento che a volte non è più quello che, cioè, voglio dire, io vado a votare e non ho la corrispondenza nelle persone che poi dovrebbero governarci. Quindi noi cittadini, quale strumento abbiamo? Beh, quando l'agire individuale, in questo caso l'esempio che lei fa è l'esercizio del voto, rischia di rivelarsi inefficace, no? Perché si esercita in un contesto dove in effetti, diciamo, la norma non aiuta, cose che possono succedere. Ce lo siamo già detti, vuol dire che non dobbiamo agire da soli, vuol dire che dobbiamo cercare quelli che la pensano come noi. Sono pochi,
alla fine sono tutti presi da altre cose, da altre interessi. Qui rischiamo di litigare, signora mia, perché lei mi sta dicendo che le persone, tra virgolette, oneste sono una minoranza. No. E non è così. Non è vero che siamo pochi. Non è così. E che chi dovrebbe rappresentarci forse non è tanto onesto come dovrebbe. Ho capito. Ho capito. Benissimo. Benissimo. Io vivo in una città che si chiama Roma. Ognuno ha la sua croce, la Roma non facciamo a gara chi alla fine non vincerebbe nessuno, perderebbe tutto. Sempre Gabriele dice a Roma. Come forse sapete, il sistema dei trasporti pubblici, il trasporto pubblico locale a Roma non è particolare. Io ho un sogno che una mattina restiamo tutti alle fermate, che anche quelli che vanno al lavoro, a scuola, a fare la spesa, a accompagnare la mamma che ha bisogno, a fare una visita medica, non prendono la macchina e se ne vanno tutti alle fermate degli autobus e stanno lì giorni. Si danno il cambio, come quelli, chiamiamoli eroi, no? Che stanno sulla torre del Sulcis. Ho fatto un esempio molto stupido, ma per dire che ci sono azioni più che rispettabili che noi possiamo esercitare individualmente. Quello che mi sono permesso di dire prima, visto che però l'impresa è un po' più complicata, qui si tratta di condurre una nave. E a parte quelle fatte apposta per le navigazioni in solitario, in genere le navi si conducono fuori dal porto e in alto mare grazie a un equipaggio coeso che sa che sta andando in una direzione condivisa, a fare qualcosa, a pescare, non lo so. E noi dobbiamo fare uno sforzo, certo, io mi rendo conto che è un po' più complicato andare a cercare chi la pensa come noi, motivarlo, come dire, svegliarlo da quel torpore, da quel senso di sfiducia che è tanto inutile perché non cambia niente. Ci vuole un po' di tempo, è un'impresa, ci vuole sforzo e sacrificio. Però mi dovete dire una cosa, quale cosa bella nella vita voi avete fatto senza sforzo? E questa è una delle cose più belle. Amare il proprio paese e fare in modo che questo paese viva. È una cosa bellissima. Ci tocca faticare un pochino. Non vuoi faticare? Non ti Grazie. Volevo fare intanto una premessa. Sono un'insegnante, ma sono palermitana e ho pianto per la morte di suo papà. Poco consapevole ancora perché avevo 17 anni, però mio padre era un fervente democristiano, però io ho sentito parlare di suo padre da mio padre perché era un democristiano che stimava un comunista. E questa cosa mi aveva un attimo un po' turbato, dicevo, ma com'è? I comunisti sono cose terribili per voi, no? Com'è che quest'uomo invece ha la tua stima? E mi cominciò a parlare e mi cominciò a raccontare. Da allora susseguì poi la morte di Dalla Chiesa, il periodo delle stragi, la mia frequentazione a giurisprudenza, il mio diventare avvocato, poi sposarmi, ritirare all'Aquila e stare 25 anni qua. Quindi una buona parte della mia vita all'Aquila, la metà a Palermo, portando all'Aquila come insegnante questo percorso, perché chiunque abbia vissuto quel periodo si è portato dietro un bagaglio enorme. Premetto che una casa di imperatore Federico comprata come terzo in buona fede, presumo, mio padre non gliel'ha regalato nessuno di fronte a mille robbi, vabbè, non è piaciuta, ma ho comprato il suo libro perché lo voglio leggere questo atto, vabbè. La nostra battaglia, la mia domanda è questa, portando sempre questa esperienza e questo bagaglio che, ripeto, per chi è cresciuto in quel periodo lo porterà sempre avanti,
Le dico però che trovo somme difficoltà, lei dice sconforto, oggi sconforto come palermitana, ma come aquilana che dopo 6 anni e mezzo continua a combattere con la burocrazia, perché con una casa in periferia, 2 proprietari, non riesce ancora ad avere rigirati come un calzino la casa sistemata, perché vogliono sempre qualcosa, cantiere aperto, no, cosa per le polveri, no, cosa è la provincia, no, tu senti, sto arrivando, non arrivi mai, no? Allora lei mi parla di fiducia, che io ogni giorno entro in classe col sorriso a 360 denti e dico no, combattiamo, andiamo, progettiamo, facciamo e dobbiamo andare avanti in questa cultura. È difficilissimo avere gli strumenti. Io oggi vivo questa totale antinomia del sentirmi non tutelata e convinta però che dobbiamo credere comunque che lo Stato c'è e che dobbiamo resistere, come dice lei. Però guardo il viso dei ragazzi che ogni giorno mi ributtano dentro quello che io ho ma non posso buttare fuori e mi dicono, professore, lei c'ha ragione, ma come facciamo? Di fatto, oltre alle sue belle parole, poi, io come mi devo comportare quando combatto contro i mulini a vento? Devi resistere, però di fatto strumenti reali non ce n'è, che ci troviamo sempre a commentare queste cose negative. Io lo so che voi strumenti non ce ne potete dare, però i ragazzi dipendono tanto da noi. Noi possiamo combattere solo facendo e basta, e portando avanti la politica del chi fa un poco ogni giorno, fa sempre il suo dovere, comunque se vieni seguito tutti quanti faranno il loro dovere. Poche cose semplici e cerchiamo di andare avanti, però è veramente veramente difficile, mi piacerebbe avere degli strumenti un po' più reali, un po' più precisi per poter aiutare questi ragazzi a combattere insieme a noi. Professoressa, guardi, sì. Io intanto vorrei che fare una premessa, non lo dico strumentalmente, La storia di mio padre non è la storia di una persona eccezionale. Potrei benissimo dire il contrario e ricevere un applauso. Non è così. Non è così. È la storia di una persona che ha avuto fiducia in se stesso. E ha avuto, grazie alla madre, un analfabeta di origine lucana, la possibilità di aprire gli occhi, perché la madre diceva ai suoi figli, mia nonna, voi non dovete fare la vita miserabile che dovete stare facendo. E l'unico modo, perché siete figli di contadini poveri, che avete per affrancarvi da questa condizione è studiare. Lo strumento principe in una società è quello di conoscere. Perché se non sai fare di conto, ti imbrogliano e non ti danno il resto. Anzi, ti fanno credere che ti devi dare ancora di più, perché non sai leggere, né scrivere, né far di conto. Se le cose non lo sai, ti fanno credere che gli asini voli. Quindi la conoscenza è la condizione basilare. Se sai, puoi scegliere anche la cattiva strada, ma è una scelta consapevole, non è subalterna perché non hai alternative, perché essendo ignorante poi alla fine hai 2 braccia e quelle braccia stringeranno un'arma per ammazzare qualcuno, o venderanno della droga, o ti faranno fare dei lavori miserabili senza che siano necessariamente prima. Siccome da soli col voto certe volte non basta, dobbiamo organizzarci. Ma non stiamo parlando di cose sulla Luna. Da quando mondo è mondo, il genere umano calpesta questo mondo, ha capito che per certe imprese non è sufficiente essere da soli. Bisogna organizzarci. Famiglie, clan, tribù, società, associazioni, organizzazioni, sindacati, partiti, ce n'è una pletora, i boy scout, le poli sportive,
fare sport, Presidente, fare sport da solo è molto complicato. Perché nascono le polisportive? Per fare in modo che quelli che vogliono fare sport, che da soli non c'hanno la villa, non c'hanno le piscine, non c'hanno il campo da tennis, si mettono insieme e si possono fare il campo da tennis, la piscina, il campo di rugby. L'organizzazione. Ci hanno fatto una capa tanta così negli ultimi 30 anni, facendoci credere che la politica fa schifo, che i partiti fanno schifo, che le organizzazioni fanno schifo, perché vince chi ce la fa da sola e così. Questo messaggio l'abbiamo internalizzato così tanto che ci crediamo. Ci hanno preso in giro. Perché il problema non era la politica, ma il cattivo politico. Noi andiamo a mangiare al ristorante, ordiniamo le fettuccine alla carbonara, no, i bucatini alla matriciana, che fanno schifo, schifo. La colpa di chi? Della cucina mediterranea o del cuoco in cucina che non sa fare il suo mestiere? Noi ce la stiamo prendendo con la cucina mediterranea. E invece il problema è il cuoco. Il problema è il cuoco. Cominciamo a distinguere. Per distinguere dobbiamo sapere. Per sapere dobbiamo studiare. Lei è palermitano. E sa meglio di me. Perché io nell'82 erano già parecchi anni che non vivevo a Roma, noi ci siamo trasferiti nel 69. Che nell'estate del 1982, nei salotti della buona borghesia palermitana, se si parlava di mafia, le reazioni potevano essere così, tanto per prendere, l'ho già fatto questo discorso, mi scuso con quelli che l'hanno già sentito, ma lei mi parla di strumenti e di come possiamo fare e di cosa possiamo tener conto in questo percorso complicato. Bene, nell'agosto del 1982, mio padre era già stato ucciso insieme a Rosario Di Salvo da alcuni mesi, si parla di mafia in questa volta, gente educata, istruita, che ha una posizione. No, la buona borghesia palermitana. La mafia, un tratto caratteristico dei ragazzi, delle ragazze, la mafiosa, è quella che ha un carattere volitivo molto forte. Questo lo dice il ministro dell'Interno Scelba negli anni 50, quindi gli anni. Un'altra definizione si rifà, diciamo, più all'antropologia culturale. I siciliani pensano che per loro sono importanti l'onore, la famiglia, la religione, e questa è la mafia. Perché la mafia difende la famiglia, la religione, i più deboli. Oppure, e poteva essere la maggioranza dell'opinione diffusa in quel bel salotto palermitano con tanta gente per bene, la mafia non esiste. Perfetto. Quante settimane è passato che la mafia è un reato nel codice penale? Poche settimane da quell'agosto. E una cosa che si riteneva impossibile è successa. C'è voluto un altro sacrificio estremo di Domenico Russo, di Emanuela Secchi Carraro e di Nando Dalla Chiesa. L'impegno c'è voluto, l'impegno di altre persone. Disgraziatamente è un impegno definitivo, ma l'impegno ci dimostra che, date delle condizioni, le cose sono possibili. Mio padre chiude la sua vita con un altro impegno straordinario, per la pace, contro i missili. La battaglia in sé viene persa, perché la costruzione delle basi missilistiche in Europa prosegue, ma quella è stata l'ultima grande stagione in cui la coscienza pacifista ha attraversato un continente. Non siamo riusciti a fermare la costruzione delle basi missilistiche, ma in Europa i pacifisti erano così tanti che non l'abbiamo mai più visti. Abbiamo, quella campagna consentì uno straordinario elevamento della coscienza sociale, civile e politica, un grandissimo risultato, utile poi nel futuro. Quindi, professoressa, io credevo di dire, strumenti ce li abbiamo, siamo pieni di strumenti. È chiaro che le circostanze oggi giocano al nostro sfavore, lo dico solo per me. Lo ripeto sempre perché non me lo voglio mai dimenticare. Il problema di queste generazioni giovani è che si trovano davanti
persone che gli testimoniano come grandi patrimoni possano essere dilapidati. Noi dobbiamo lavorare su questo, perché siamo i primi responsabili, almeno parlo per me, di nuovo, come padre, ho una figlia di 19 anni. Io ho ereditato dai miei genitori un patrimonio straordinario in termini di diritti, di conquiste sociali, di ideali, di prospettive. E io a mia figlia li consegno cambiare. Consideriamo tutto ciò, consideriamo tutto ciò, che siamo in debito, abbiamo un debito straordinario in loro. Non pretendiamo da loro quello che noi non siamo stati in grado di fare, ma io sono sicuro che loro faranno quello che noi non siamo stati in grado di fare, perché loro si trovano davanti a una situazione come quella dei nostri genitori. Si devono rimboccare le maniche e ricostruire un paese. È già avvenuto, è stato possibile, perché c'è la volontà di farlo. Bravo. Vorrei dire una cosa denunciandomi al discorso della signora. La signora, diciamo così, ha buttato un po' sul voto, no? Un po' sul voto. Non mi vogliono sentire. Alza la voce. Sì, purtroppo questo è pure un po'. Allora la signora dice, ma noi come possiamo fare? Perché a volte ci ritroviamo a votare delle persone che poi non corrispondono, non ci rappresentano. Però secondo me abbiamo anche, diciamo, un modo di agire individuale, e questo modo di agire individuale un pochettino va rivisto, e va rivisto anche partecipando a queste occasioni, perché a volte non le vorrei chiamare associazioni malavitose, le vorrei chiamare le organizzazioni malavitose, e vivono soprattutto con il nostro consenso, a volte consapevoli, a volte inconsapevoli, e a volte inconsapevolmente si favoriscono molto. Faccio un esempio: io ho sentito più di qualche persona che ha detto mi hanno ricostruito casa ed è meglio di prima, perché mi hanno fatto pure un bagno di marmo. Ora, questo bagno di marmo chi l'ha pagato? Ovviamente è venuto fuori dalla filiera che diceva Franco poco fa. Se io risparmio i contributi, se io risparmio le tasse e carico qualcosina sul materiale, paradossalmente la mia casa, nonostante tutto, può ritornare anche meglio di prima. E io sono contento, e nel momento in cui accetto quel qualcosa in più, quella miglioria, ovviamente ho dato consenso, perché a me mi sta bene. Però non so quale impresa l'ha fatto. Non so se sono riuscito a spiegare abbastanza bene. Quindi va rivisto anche il nostro modo individuale di agire, dallo scontrino al bar, dalla fattura quando mi fanno i lavori, alle relazioni, rette, corredate di tutto. La sommatoria di tutte queste azioni individuali porta ad un'azione complessiva. Allora, magari sembra non entrarci niente con quello che hai detto, ma credo che invece c'entri molto, perché tu hai esordito dicendo magari già sarebbe tanto partecipare a queste iniziative. No, già sarebbe tanto, no. È necessario partecipare a queste iniziative per svegliare un pochettino i cervelli, esatto. e agire. Giustamente Franco diceva, ma non da soli, ma è logico non da soli, perché io da solo molte cose non le so, quindi non so poi l'indomani come regolarmi. Allora, tu sei stato con noi, penso, dall'inizio, no? Da subito dopo il terremoto, sì. Insomma, abbiamo condiviso molti momenti. E poi ho disertato. Poi è disertato, ma va bene, ti perdoniamo per questo. Poi mi posso dire sempre gradi, eh? Sì, però in qualche modo sei stato testimone di molte delle cose che noi abbiamo fatto qua, soprattutto grazie ad Angelo e grazie a Gabriele e a Libera. E sono stato l'unica pecora nera, al contrario, nel mio aggregato, l'unico a non accettare determinate condizioni. Oh.
però dicevo, tu hai visto tutto quello che noi abbiamo fatto, eppure libera all'Aquila, la biblioteca paganica, continuano ancora moltissime persone a dire di non sapere neppure che esiste. E lo dico con rammarico, mi dispiace dirlo in questo momento in cui invece abbiamo creato una collaborazione con la Polisportiva, che è stato il mio sogno da quando è nata questa biblioteca, e che finalmente, grazie a Tonino, Fausto e a tutti quelli della Polisportiva, stiamo riuscendo a realizzare. Ma nessuno, e ripeto, nessuno fino ad ora è venuto alla porta di questa biblioteca a chiedere se avevamo bisogno di qualcosa, anche di una risma di fogli per la fotocopiatrice. Le bimbe che vengono ad aiutarmi in biblioteca, sì, che in realtà sono, sì, già grandi, vengono tutte da fuori. C'è Silvia che viene da Goriano Valli e che si fa chilometri per venire qui. Sara viene dall'Aquila. Altre due bimbe che stavano qui e sono dovute andare via perché gli parte il pullman, vengono, escono da scuola e vengono qui, e vengono da Fontecchio, da Villa Sant'Angelo, e non ce ne sono di questo paese che vengono a darci una mano. Non è mai venuto nessuno. Allora, Vuol dire che dobbiamo fare di più, e lo stiamo facendo, Franco, perché se io continuo ancora ad andare per tutto il paese ad affiggere le locandine e a organizzare queste iniziative, vuol dire che ci credo che prima o poi purtroppo delle volte sono da sola. Però Cristina, c'è anche da dire che forse la maggior parte di queste ragazze sono tue alunne, quindi... Silvia è stata una mia alunna, non è una critica. Allora, se tu prendi, forse se ci seguono un po' troppo dall'altra parte, no, deleghiamo sempre a qualcuno la risoluzione dei nostri problemi, e finché non smettiamo di pensare che ci sia l'eroe di turno, il pio e la torre di turno, che si assume la responsabilità della risoluzione dei nostri problemi, noi i nostri problemi non li risolveremo mai. Guarda, sì, che la soluzione del problema sta da questa parte, perché ne siamo molti di più. Voi siete quelli che stanno suonando il campanello. Cioè, qui non siamo al teatro, che veniamo, ci sediamo, ci guardiamo il teatro, ognuno dice la sua, poi ce ne andiamo e domani siamo scordati tutti. Non è quello. Cioè, qua non è il teatro. Qui la soluzione è stata da questo lato. Voi state soltanto urlando al lupo, che se noi uscissimo tutti quanti e voi continuate a gridare al lupo fino verso le 8, poi basta. Poi vi stancate pure voi. D'accordo? Quindi siamo noi di qua che insieme a voi dobbiamo muoverci, e facendo, diciamo, tesoro di quello che si sente e modificando i nostri comportamenti individuali da questa sera. Ripeto, la prima cosa che mi viene in mente, dallo scontrino del bar alla fattura, a tutte quelle cose che comunque legalizzano i nostri comportamenti e atteggiamenti. Bene, ringraziamo Franco. Grazie.